Ciao amici e benvenuti, bentrovati nel mio lab, benvenuti al chiuso, al protetto, perché fuori c'è la bufera. Allora amici, oggi inauguriamo una rubrica nuova che spero possa piacervi e anzi attendo da parte vostra delle review, feedback, per sapere cosa ne pensate. Allora, oggi vorrei fare un video reaction nel campo della tecnica wire, che è quella che permette, sapete, di abbinare i fili per creare oggetti che sono oggetti indossabili, sculture, oggetti d'arredamento, gioielli, eccetera eccetera, e chi ha più fantasia la metta. Allora, io oggi reagirò, cioè darò le mie impressioni del tutto personali e vi assicuro benevole, di alcuni lavori realizzati da artisti vari ed eventuali. Ne ho presi alcuni molto bravi, ve lo dico da adesso, cioè che ve lo dico a fare, sono tutti molto bravi, sono tutti donne in questo caso. Ne ho prese alcune, sono quelle che conosco, vi vorrei dire che la scelta veramente oserei dire casuale, perché sono migliaia, veramente migliaia gli artisti e le artiste bravissimi e bravissime in questo campo. Quindi io non voglio fare torto a nessuno, Ne ho presi alcuni davvero a caso, perché non avrebbe avuto senso scegliere il più bravo, il più non esiste. Perché ogni giorno io scopro un artista eccezionale, quindi non si può fare una cosa del genere. Questi sono molto conosciuti, quasi tutti conosciuti, grazie ad Etsy, che li ha resi famosi. Sono bravissimi. Vediamo, studiamo un po' il loro lavoro, cerchiamo di capire dove sono forti tecnicamente. Infatti non parlerò di biografie, perché poi in realtà non so quasi nulla di queste persone. Conosco i loro lavori e riesco a leggerli, perlomeno cerco di leggerli. Facciamolo insieme. Allora, inforco gli occhiali. Cominciamo. Vediamo un po', adesso vi mostro subito il primo artista, la prima artista. Vi dirò che ho voluto fare una specie di confronto est-ovest, se esiste un confronto est-ovest, alcune artiste dell'est Europa, diciamo in generale, e poi alcune artiste americane, direi che sono tutte americane le altre, sono due insomma. Ok, iniziamo, basta parole. Si comincia, via! Eccoci qua, finalmente. Allora, questa è Anastasia Ivanova, una delle mie preferite. Non so se la conoscete bene, qui vi sto facendo vedere alcuni dettagli dei suoi lavori. A me piace moltissimo, perché lei abbina sapientemente la tecnica wire, l'uso del metallo, con le sovrapposizioni. Le piace lavorare a strati, a livelli. Il suo forte sono gli animali fantastici, come questo Pegaso, e gli animali in generale. E di solito abbina una lastrina di metallo o più strati di lastrine di metallo, quindi crea veramente un effetto tridimensionale molto molto bello, alla tecnica wire, cioè ai fili con cui poi fa decorazioni, poi fa sempre queste palette qui in alto che vedete, martellate, che servono a fare, in questo caso mi sembra una criniera. Vedete, questo è un pavone, è una spilla con un pavone molto bello, sempre di Anastasia Ivanova, veramente bellissimo. Poi lei fa queste cornici, cioè incornicia i pezzetti di metallo, crea delle bordature sempre molto originali, anzi credo di non ci sono anche delle cose ancora più belle forse. Questo pavone, il pavone però mi piace tantissimo. Io la sento molto libera, la sento un'artista molto libera in quello che fa, non è perfetta, non cerca la perfezione, e io l'apprezzo anche per questo, perché è l'effetto totale che è molto bello, anche se non cerca proprio il pelo nell'uovo, è il caso di dire, parlando di animali. Adesso però io vorrei passare brevemente ad un'altra artista, lo farò tra un momento, e qui siamo all'opulenza. Perché sono partita da questo paio di orecchini in cui si vede poco la tecnica wire? Questa è Vanina Vanini, diciamolo subito, di Vanini Design, artista bulgara, la precedente era russa, io credo, Livanova. Allora, perché lei è opulenta?
mette tantissime pietre e aveva, ha forse ancora adesso, un negozio Etsy di pietre. Ho comprato anch'io da lei, non so dove le prendano queste artiste dell'est. Io che sono un topo da biblioteca e vado sempre a cercare, non ho ancora capito, ma probabilmente direttamente dai produttori indiani, cioè questa è la cosa più logica. Hanno dei tagli anche molto particolari, i tagli stessi delle pietre che utilizzano, sono sempre quelle, me le fanno riconoscere come artiste dell'est. Ecco qui un lavoro, siamo sempre con Vanina Vanini, guardate l'intreccio, ampio, lei piuttosto fa intrecci piuttosto ampi. E mi piace molto, anche lei in realtà non cerca la perfezione, io ho notato questo nei suoi tanti lavori, lei è molto famosa, ha iniziato su Etsy tantissimi anni fa ed è proprio brava, ha un gusto sì che riconosco dell'est Europa, io sono un po' generica con questa espressione però vorrei farvi capire. E sì, bellissimo intreccio, sempre con una pietra centrale. Qui si è moderata con le pietre, perché sennò di solito va veramente a profusione. È molto molto bello, molto armonioso, mi piace tanto l'effetto e apprezzo che non cerchi la perfezione totale. Questo si nota di più in alcune fotografie che in altre. L'insieme è meraviglioso. Guardate, ecco qui questo ampio giro intorno ad un disegno tutto sommato semplice, perché c'è una parte centrale che contorna le sue bellissime pietre, che è tessuta, e poi queste volute, questi riccioli molto liberi, molto belli. Non sono lavori nuovi, questi che vi sto mostrando non sono lavori nuovi, generalmente lei fa cose, ultimamente ho notato che fa cose di più ampio respiro, abbina anche l'oreficeria che io chiamo classica, per intenderci più che altro, non perché sia un termine proprio correttissimo, non sono lavori recenti, però sono lavori wire che restano come molto belli. Vanina è veramente brava, brava, mi piace, perché poi non vuole occupare tutto lo spazio, lavora bene sugli orecchini e non è da tutti, perché fare orecchini identici, voi capite, non è semplice. Kuryokova Lyudmila, non so quanto sia conosciuta, credo sia russa. Lyudmila è precisa. Rispetto ad Ivanova, lei ha una precisione, non vorrei dire maniacale, però si vede. Poi da questo finish satinato agli oggetti, che è molto bello. Anche qui riconosco questo gusto per la manualità e anche abilità tipicamente dell'Europa dell'Est, perché secondo me lì sopravvivono ancora delle tradizioni di lavori manuali in generale, di manualità trasmessa in famiglia, di generazione in generazione, secondo me molto forti, perché sennò non si spiega la loro grandissima abilità. Guarda Lyudmila che cosa ti fa in questo bracciale. Certamente loro sono ancora tradizionalisti nel modo, anzi nell'arte di tramandare i lavori manuali. Io questo lo vedo in tantissime persone. Lei è un esempio, tra i mille, potrei fare mille esempi ragazzi. Lyudmila è bravissima, precisa, ha queste, come dire, queste sciabolate, io le chiamo, guardate in fondo, non mi è possibile ora indicare col mouse, guardate in fondo a questo fiore, che meraviglia, questi finali arrotondati e lavorati in questo modo. E poi l'abitudine di martellare le curvature, le pieghe, un'armonia veramente molto 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 elegante, lei è molto elegante, particolarmente elegante. Passiamo ad un'americana, abbiamo bisogno di vedere un'americana, che è Sarandipity, Sara con l'H, vero? Non è vero? Eccola, Sarandipity, bravissima, meravigliosa, io adoro queste, anche qui ci sono queste onde, queste volute che si allargano, sono digradanti in una certa direzione, mi piace questo modo di lavorare, usa fili molto grossi, vedo che non sta ad usare il filo da 0,2-0,3, qui siamo sullo 0,4 per la tessitura, e fili robusti per fare la struttura, è molto brava, molto elegante,
Ed è, però anche lei, io anche lei percepisco il fatto che non cerchi la maniacalità, per esempio come Isa Malciz, che qui non abbiamo, ma che un giorno vi farò vedere, lei è veramente maniacale nella precisione. Sara non lo è, però è bellissima, guarda, guarda che lavoro stupendo, i suoi pallini non sono per forza meravigliosamente perfetti, ma i lavori sono originalissimi. Molto 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 brava anche lei. E poi come non parlare di Nicole Hannah. Nicole Hannah ha questo stile particolarissimo, a me ricorda molto i tentacoli delle meduse. Lei tesse con fili, credo da tra 0,3 e 0,4 su una base sempre diversa. A molti questo è semplice come esempio, perché non ha fatto molte variazioni, probabilmente si tratta di un tutorial. Però lei varia tantissimo, è capace di creare tantissimi tipi di tessitura, però con questo stile. Quindi su questo stile di tessitura lei ti può creare mille variazioni e le ha fatte mille variazioni, è molto molto brava. La cosa che mi piace di più di Nicole Hannah è che sa essere sempre diversa, sempre differente, pur avendo uno stile riconoscibilissimo, e anche il fatto che qui, anche questo è molto bello, molto armonioso, sa dare un aspetto morbido al filo, molto sinuoso, veramente come i tentacoli di un animale, come se le venisse proprio naturale dare questa morbidezza al filo. È veramente molto molto brava, anche tanto tanto imitata, purtroppo tanto tanto imitata. D'altra parte, realizzando tutorial, se volete ne trovate tantissimi, è inevitabile, anch'io ho fatto dei lavori su questa tecnica e non posso dire che non ne farò mai più, vero, perché è talmente bella che è impossibile non trarre ispirazione dai suoi lavori. Quindi io direi che lei è veramente una delle regine del swirls, dello swirls, cioè del ricciolo. Amici, io spero che vi sia piaciuta questa carrellata per imparare a conoscere anche quali sono i misteri del wire e che cosa si nasconde davvero. C'è tanto lavoro, ragazzi, tanto lavoro, però anche tanta fantasia dietro queste lavorazioni, come potete immaginare. Per quello che il wire è impiegabile, è declinabile in mille, mille modi. Ditemi se vi piace, se volete che si continui in questa maniera, che continuiamo ad analizzare un pochino il wire, anche il nostro, anche quello italiano. Adesso qui abbiamo preso degli esempi internazionali perché probabilmente qualcuno li riconoscerà, o comunque è bello anche conoscerli da zero e imparare da loro. Amici, non fatevi intimidire da questi esempi, no, non è proprio il caso, perché c'è spazio per tutti, per la fantasia. Secondo me davvero ognuno di noi può inventarsi qualcosa ed essere riconoscibile con il proprio marchio di fabbrica. Ecco perché vi do appuntamento al prossimo video, e se questo video vi è piaciuto vi prego mettete un mi piace come minimo e ditemi se volete che diventi una rubrica fissa. Vi abbraccio e vi rimando al prossimo video. Grazie.